Bene, fratelli e sorelle, abbiamo ricominciato a vivere anche questo momento forte di preghiera e ci prepariamo a questa preghiera, proprio ci siamo preparati ascoltando la parola di Dio, ascoltando prima di tutto quello che è la verità di ciò che ci salva, di ciò che è il bene per la nostra umanità, per la nostra anima. San Paolo ci ricorda questa verità di questo dono straordinario che Dio Padre ci fa del Figlio suo unigenito e di quest'amore grande che il Figlio ha per la nostra umanità, proprio perché Egli, anche essendo nella condizione di Dio, ci ricorda Paolo, non temette di ritenere soltanto questa condizione, non diventò geloso di questa sua situazione, ma abbassò se stesso. E questo abbassamento non è stato soltanto prendendo la natura umana, che già era qualcosa di enorme, perché dal bene della eternità, dal bene di Dio, entrare in questa nostra condizione umana. Ma questa condizione umana egli l'ha vissuta fino alla morte e alla morte di croce, diventando obbediente a quel progetto che Dio aveva di portare la salvezza attraverso il dono della vita, attraverso appunto ciò che è realmente essenziale in Dio, quello dell'amore. È un amore che si dona, un amore che non pensa soltanto a se stesso, ma cerca il bene della persona amata. E Dio, ci ricorda San Giovanni, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio suo unigenito. E questo amore, che ci viene donato da Dio attraverso il sacrificio del Figlio, attraverso questo segno che noi abbiamo davanti a noi e che tante volte facciamo anche, forse anche distrattamente, il segno della croce. Quante volte lo ripetiamo, quante volte invochiamo l'aiuto del Signore attraverso questo segno di salvezza. Questo segno che abbiamo davanti a noi è il punto essenziale. Gesù ce lo ricorda nel Vangelo: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ed è stato il momento triste di solitudine, di abbandono e anche e soprattutto di incomprensione da parte degli uomini. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo, di questo momento che Gesù ha affrontato donando la sua vita, non fermandosi soltanto a quello che poteva essere un gesto di umiliazione nella condizione umana, ma donando la sua vita per la nostra salvezza. Questo lo dobbiamo ricordare sempre, sempre davanti alla nostra mente e soprattutto nel nostro cuore ci deve essere questa certezza che l'amore di Dio si è manifestato attraverso il dono della vita del Figlio. E però, poi Padre Pio ci insegna soprattutto questa collaborazione, soprattutto questo corrispondere a questo amore. Se Gesù, ci dice la parola di Dio, se Egli ha donato la vita per noi, anche noi dobbiamo donare la vita per i fratelli. E se Lui è stato con questo gesto grande il dono della sua vita, noi, essendo miseri, essendo poveri, essendo deboli, dobbiamo realizzare il dono della nostra vita attraverso le piccole cose di ogni giorno. Se il Signore ci chiedesse di fare delle cose grandi e straordinarie, come l'ha chiesto a Padre Pio, come l'ha chiesto a tante altre persone, ci darà anche la forza di fare questo. Ma Lui vuole che quotidianamente noi
cerchiamo di essere attenti, di approfittare di tutte le occasioni che Egli mette sul nostro cammino, di donare con piccoli gesti la nostra vita, il bene che Egli mette nel nostro cuore. E allora questo momento di preghiera che sia l'inizio di questo nostro desiderio e di questa nostra volontà di essere dono ai fratelli, di essere di soccorso, di aiuto agli altri, di non fermarci su di noi. Se Gesù avesse ascoltato quell'insulto, no, che ha ricevuto sulla croce, ha salvato tanti, può salvare anche se stesso. Scenda dalla croce e noi crederemo in Lui. La nostra salvezza non si sarebbe realizzata. Sì, avrebbe fatto un grande miracolo di scendere dalla croce, ma il dono della sua vita non si sarebbe realizzato e quindi noi non avremmo avuto la salvezza. Abbiamo celebrato, ecco, questo momento nel ricordo della Settimana Santa, abbiamo celebrato la Pasqua del Signore, che è la conferma che Egli davvero è il Figlio di Dio, come lo ha testimoniato il centurione davanti al crocifisso, alla croce. Abbiamo celebrato ultimamente il dono dello Spirito Santo. Ora, io credo, fratelli e sorelle, che tocca a noi fare la nostra parte con tutta la disponibilità e la buona volontà, lasciando operare dentro di noi proprio questo Spirito Santo che farà grandi cose anche in noi, come le ha fatte in Maria, come l'ha fatta in Padre Pio e in tanti santi. Amen.